bisogna riaffermare che queste due povere bambine, queste coinvolte in questa tragedia, erano morte già al momento in cui le forze dell'ordine si sono presentate in loro. Perché dico questo? Faccio una scansione temporale, poi magari nel dettaglio il colonnello potrà dare delle ulteriori precisazioni. La moglie di Cavasso viene ferita gravemente intorno forse 5:30 del mattino. Le forze dell'ordine arrivano il reparto personale del radiomobile o comunque della stazione di Cisterna, arriva in loco intorno alle 6:10, più o meno, questo è l'orario. Avvisati da un coinquilino, il quale sente gli spari, i primi spari, che sono diretti, colpi di arma da fuoco, che sono diretti nei confronti della moglie di Cavasso, che verrà trovata in terra dal personale dei carabinieri, e poi sente una successione di altri spari, che lui quantifica, mi sembra, 5-6 spari, almeno 6 spari, varie del genere, immediatamente dopo, quindi prima che arrivino le forze di polizia. Giunte le forze di polizia, poi verrà il collega, anche lui in loco, non si sentono più nulla, non si sentono più esplosioni di colpi d'arma da fuoco. Tenete conto che i carabinieri si trovano nell'abitazione contigua a quella della famiglia Cavasso, e si tratta, Cavasso ovviamente è un carabiniere, quindi è in relazione all'arma da guerra, che è un'arma semiautomatica, calibro 9, e che quando spara si sente, soprattutto in un luogo chiuso, rimbomba, quindi se fossero stati esplosi i colpi della pistola di arma quando erano presenti i carabinieri, li avrebbero sentiti. Nessun colpo viene sentito, se non un colpo soffocato, che siamo intorno, mi sembra, 1:30, 1:30, adesso più preciso non posso essere, che è il colpo con cui Cavasso si toglie la vita, perché porgerà l'arma in bocca e morirà per questo. Altro dato importante è questo. Si dice nella trasmissione che ci sarebbero sentite voci o riconducibili alla figlia, forse non so perché, viene individuata nella figlia maggiore. Tenete conto che le due giovanissime vittime vengano attinte, la più piccola quantomeno da 3 colpi d'arma da fuoco, la più grande da 6 colpi d'arma da fuoco, che le hanno, come diciamo noi, usiamo questo termine, attingere, è proprio del linguaggio giuridico, in tutte le parti vitali, che hanno tutte e due quantomeno un colpo in testa. Un colpo di arma calibro 9 in testa non consente ovviamente alcuna possibilità di sopravvivenza né, diciamo, di vivacità. Quindi la morte interviene sicuramente dopo pochi o istanti, se non è immediata, o pochi minuti, non le consente assolutamente di poter reagire e fare un qualsiasi cosa. Considerando che anche gli altri colpi attingono tutte altre parti vitali. Quindi, nulla è successo quando ci sono stati i carabinieri, erano presenti, hanno fatto il loro dovere, hanno operato come si deve operare, perché non si può pensare di sfondare un appartamento, entrare dentro e iniziare a sparare, come se si fosse in un saloon del Far West. Quindi è il nostro dovere è quello di salvare anche la vita di chi ha compiuto questa, che sarà poi una strage. E hanno quindi operato con la massima professionalità, con gli intermediari specializzati in questo lavoro. Il nostro carabiniere Cavasso è stato quasi per la totalità del tempo, quando mi riferivano, sul balcone di casa, e nella casa non vi era rumore. Sono intervenuti, decorsa circa un'ora, da questo spalo soffocato, quando hanno capito che non si sentiva più rumore, quindi sono entrati, diciamo, in sicurezza, anche perché a tutela anche delle forze dell'ordine che operano in queste attività. Come ho detto, l'intervento è stato tempestivo, professionale, perché dopo le parti territoriali sono intervenute un reparto
carabinieri specializzati in messa in sicurezza della zona interessata dall'attività delittuosa, e quindi sono giunti da Livorno, mi sembra che sia la sede, del GIS in elicottero. Sono giunti intorno alle 11.30, quindi con grandissima tempestività, 11.12, quindi tutto quello che si doveva fare è stato fatto correttamente, con grandissima spiccata professionalità, da parte dell'arma di carabinieri. Non era nessuno, le povere erano sicuramente state uccise immediatamente dopo che era stata gravemente ferita la madre, quando il padre, questa sua follia, è risalita in casa. Questo teneva a dirlo perché si cerca una sorta di caccia alle streghe, si fa a volte in qualche attività di informazione. È tutto molto lineare, non c'è nessuna questione che non sia stata tagliata, vista e considerata. Purtroppo il fatto è un fatto altissimo, gravissimo, anche per l'arma dei carabinieri, gli stessi colleghi di Cavazzo si sono ritrovati in questa condizione ad affrontare questo uomo in preda alla follia, e questo era quello che volevo dire. Quindi i fatti si sono svolti in questi tempi, non c'è stata nessuna possibilità di intervento diverso da quella che è stata operata dalla polizia.